Buongiorno a tutti, è molto bello rivederci di nuovo qui. Continuiamo la nostra preparazione per i quiz, per i concorsi della pubblica amministrazione e particolarmente per il concorso docenti. Oggi vedremo le nostre spiegazioni veloci su some phrasal verbs for everyday use. As I feared she would get angry, I had to get away, beat around, hid beneath, go above the bush for a while. Get away the bush non è completa perché get away vuole into the bush, to get away into the bush. Significa andare a vivere nella foresta, go to live in wild. Quindi getaway non è. Hid beneath and go above. Hid beneath the bush non significa sostanzialmente niente, perché hid sarebbe colpire e beneath sarebbe sotto, però beneath è usato specialmente in archeologia, negli scavi, e significa sotto. Una superficie sotto qualcosa. Quindi hit beneath the bush non esiste proprio. Go above the bush, che significa volare, non significa nulla, non è un phrasal verb. Invece, beat around the bush è la nostra soluzione per esclusione, ma beat around the bush significa to avoid talking about what is important. Vediamo un altro. Choose the best phrase to complete this sentence. I have nothing than, nothing other as, nothing but, none but admiration for working mothers. Togliamo subito quelle che veramente ci portano fuori strada e la prima di tutte è la risposta B. Che nothing other has sarebbe una traduzione parola per parola dall'italiano e non va bene. Non but si usa per le persone, non per l'ammirazione. Quindi no, non è nessuno, per esempio, potrebbe essere una traduzione. Nothing then and nothing but. Qui come dobbiamo comportarci? Nothing then. Sappiamo qualche phrasal verb with nothing then, però sono nothing more than, nothing less than. Quindi non avendo qui una delle particelle more o less, non abbiamo nulla. Per esclusione sarebbe nothing but admiration. Il che significa only. We use nothing but in front of a noun, an infinitive without to or an ing form to mean only o solo ammirazione per le mamme lavoratrici. It's about time she will leave, left, would leave, had left. Questa mi piaceva vederla in un modo un po' diverso. It's about time. Che cosa significa? Significa letteralmente era ora. Quindi era ora. Come lo usiamo in italiano? It is past the time when something should have happened. Perciò non possono essere né will leave, would leave, had left, bensì it's about time she left. È stato bello essere di nuovo qui. Per qualsiasi cosa, domande, potete scrivere giù nei commenti o mandare una mail. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Se hai imparato qualcosa,
Iscriviti al canale così non perderai gli altri video. Stay tuned. Bye for now.